Buonasera a tutti e benvenuti. Allora è il 9 maggio, il 9 maggio del 2021, l'ultimo Juventus-Milan giocato il 9 maggio, risale al 1999, era un altro stadio, era lo stadio delle Alpi, questo invece è lo stadium con l'arbitro Valeri che sta per dare il là a Juventus-Milan. Negli ultimi 9 anni abbiamo sempre perso, negli ultimi 9 anni la Juventus ha sempre vinto lo scudetto, quest'anno invece la Juventus non ha vinto e non vincerà lo scudetto. E fatto eccezionale rispetto agli ultimi 9 anni, ci ritroviamo alle ultime giornate di campionato a lottare per lo stesso obiettivo. Noi e la Juventus, l'obiettivo naturalmente è finire fra le prime 4 e qualificarci per la prossima edizione della Champions League. Milan che di fatto è già in Europa, Milan che l'anno scorso arrivò ai preliminari di Europa League soltanto alle ultime giornate di campionato, quest'anno ha 4 giornate dalla fine, a 360 minuti dal termine del campionato, la squadra deve solo decidere, ha in mano il suo destino, il Milan, se sarà Champions o se sarà Champions League o se sarà Europa League. C'è Zlatan Ibrahimovic, c'è Hakan Çalhanoğlu, entrano in campo anche i giocatori della Juventus, entra anche Szczęsny che è stato al centro di molte voci di mercato nel corso delle ultime settimane, dal momento che la Juventus sembra voler cambiare portiere, chissà come l'avrà presa e vissuta il nostro portiere avversario. Molta tensione, molta carica, sguardi assorti, sguardi intensi nel riscaldamento da parte nostra e da parte loro, e fra poco naturalmente avremo l'opportunità di sentire l'inno di Lega Serie A, eccolo. Juventus che si carica, Juventus che ha tanti grandi giocatori, questa è la formazione della squadra allenata da Pirlo, con Szczęsny in porta, in difesa da destra Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alessandro, a centrocampo McKennie, Bentancur, Rabiot e Chiesa, davanti Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Questo è il 4-4-2 bianconero, cui risponderà grosso modo una formazione speculare da parte rossonera, con delle scelte innovative particolari da parte di Stefano Pioli, che rimette là davanti Ibrahimovic e Diaz, come già era accaduto in alcune trasferte del 2021, ad esempio quella di Cagliari e ad esempio quella di Firenze. L'arbitro sarà appunto Valeri, gli assistenti Giallatini e Peretti, il quarto uomo Sacchi, al VAR ci sono Calvarese e Paganessi, i due capitani sono Donnarumma e Chiellini. Milan che investe sempre sul proprio capitano e speriamo di sfatare anche un po' il tabù dei pantaloncini neri in questo match così importante allo Stadium di Torino. Eccolo il Milan con Gigio Donnarumma in porta, in difesa da destra Calabria, Kier, Tomori e Teo Hernandez, a centrocampo che si Bennacer, poi davanti Salemakers, Brahim Diaz, Çalhanoğlu e Ibra, ma possiamo declinare anche questa formazione come Salemakers che si Bennacer, Çalhanoğlu e Diaz, Ibra. Questo dunque il Milan, questo è lo schieramento di partenza di una squadra, la nostra, che ha avuto un'identità precisa, più precisa di quella della Juventus a livello tattico, a livello di gioco nel corso della stagione. La Juventus evidentemente in alcuni momenti chiave riesce ad avere di più dai singoli, dai colpi dei singoli. Milan e Juventus si ritrovano allo Stadium l'ultima volta in Coppa Italia a giugno del 2020, finì 0-0, anche se fu la Juventus a qualificarsi. Zlatan Ibrahimovic parla con i suoi compagni di squadra, sempre molto bella questa immagine quando c'è Ibra prima delle nostre trasferte, prima delle nostre partite, tutti a cerchio, tutti abbracciati, tutti uniti, tutti compatti con il gruppo che vuole fare una partita importante. Zlatan Ibrahimovic ha caricato i compagni, rimane concentrato con il suo sguardo puntato in avanti Cristiano Ronaldo, e fra poco il calcio d'inizio di Juventus-Milan del 9 maggio 2021. Si gioca con il fischio iniziale dell'arbitro Valeri, la palla data indietro a Kjaer, Kjaer la sposta per Teo Hernandez, Teo Hernandez fa lancio lungo di sinistro a cercare subito Zlatan, la deviazione di testa, prova a inserirsi Brahim Diaz, riesce a togliergli palla Alessandro, per un attimo ho sperato e pensato anche che la potesse prendere Brahimino Diazzino, invece adesso c'è Cuadrado che imposta, Teo Hernandez va su McKennie, Çalhanoğlu rimane su Cuadrado, lo vedete abbastanza occhio nudo il nostro 4-4-2 con Diaz quasi sulla stessa linea
di Zlatan. E allora giro palla Juventus con Rabiot, con Bentancur, Milan che vuole provare ad aggredire alto, Milan che vuole provare ad esserci già nella metà campo avversaria. De Ligt, l'appoggio a Rodrigo Bentancur che torna indietro dall'ex difensore dell'Ajax, Ajax che in queste settimane ha festeggiato, la scorsa settimana ha festeggiato il titolo olandese, oggi ha vinto il derby nazionale olandese 3-0 sul campo del Feyenoord. Ecco allora la palla gestita da De Ligt che l'allarga sulla destra per Cuadrado, ancora girato Çalhanoğlu, la palla arriva a Bentancur, cerca di inserirsi e lo fa bene Saelemaekers, ma non riesce a portare a termine, non riesce a perfezionare il disimpegno. Saelemaekers segue Alessandro, Saelemaekers segue Alessandro, palla data a destra per Chiesa, Chiesa contro Calabria, all'andata Chiesa giva a sinistra cercando Theo Hernandez, questa volta parte a giva a destra cercando Theo Hernandez, questa volta parte a sinistra dove c'è Calabria. Subito calcio d'angolo a favore dei bianconeri, la deviazione è stata di Ismael Bennacer. Attenzione a questo tiro dalla bandierina a favore della Juventus, inquadrato Isma. Milan che deve essere compatto, maturo e leggere bene i vari momenti della partita. Questo ha chiesto alla squadra ieri in conferenza stampa il nostro allenatore Stefano Pioli. Alza il braccio destro Cuadrado, la palla messa in mezzo, allontana Zlatan. Allontana Zlatan di piatto, anticipato Saelemaekers da Alessandro. E allora la palla va di là dove c'è ancora Cuadrado. Cuadrado contro Calabria, non si sposta e mette il piedone. Davidino Calabria, brutta entrata da dietro di Rabiot su Zlatan Ibrahimovic. E Valeri si rivolge al centrocampista francese, il quale Rabiot tende la mano a Zlatan. Il controllo di Theo Hernandez rimontato da Bentancur, non forza, non estremizza il contrasto Çalhanoğlu, ma riparte di scatto Bentancur, recupera palla il Milan. Calcio di punizione a favore della Juventus. Tomori non pensava di aver commesso fallo e allora si va con Çalhanoğlu che parla subito con il direttore di gara. Calcio di punizione a favore della Juventus. Çalhanoğlu non è fallo, dice Stefano Pioli. Appena Çalhanoğlu ha detto una cosa, avete visto subito l'atteggiamento di Valeri, questo non era fallo, subito l'atteggiamento di Valeri, vediamo, ma va, ma che fallo, non ha neanche toccato, dai, su, adesso c'è calcio di punizione per loro, calcio di punizione per loro, ecco Pioli che si rivolge subito all'arbitro Valeri, che ha subito trattato in malo modo Çalhanoğlu. Solitamente, almeno a inizio partita, se un giocatore dice qualcosa non si dovrebbe essere così tesi da rivolgersi così a un giocatore dell'una o dell'altra squadra. Invece su Çalhanoğlu l'arbitro si è subito rivolto male. Cuadrado, palla messa in mezzo, il colpo di testa, il tiro e la deviazione. De Ligt ha avuto subito la grande occasione dopo un'uscita di Donnarumma, colpito Theo Hernandez dalla conclusione di De Ligt. Qui vediamo Donnarumma era uscito, la palla l'ha colpita Tomori e poi la deviazione di Theo Hernandez. Due calci d'angolo nello stretto giro di pochi minuti a favore della Juventus, colpito duro in una zona delicata Theo Hernandez, va ancora dalla bandierina Cuadrado, ecco la palla messa in mezzo, il colpo di testa ad allontanare di Theo Bravo, poi Chiellini, poi prova a recuperare palla il Milan, c'è un fallo fischiato contro Chiellini. Vedete, Chiellini dice qualcosa all'arbitro, ma Chiellini non si becca la reprimenda che si era beccato Çalhanoğlu. Anche McKennie aveva alzato il gomito su Calabria. Due falli in uno. Inquadrato Mandzukic in panchina, Mandzukic che aveva scambiato alcune battute nell'immediato prepartita con Dybala. Adesso tocca al Milan a riprendere il gioco. Kjaer allarga sulla destra per Cala Calabria, prova ad avanzare Davidino, ecco Zlatan tiene palla, Zlatan attaccato da due, finisce a terra, non c'è fallo. Allora Brahim Diaz prova a recuperare palla, prova a distendersi da Juventus, inserisce ancora Saelemaekers per Ciala, avanza il Milan, c'è la deviazione juventina e la palla torna dalle parti di Szczęsny. Saelemaekers riesce spesso a andare a inserirsi nelle trame loro, qui Tomori insegue Morata e Morata si porta però la palla fuori dal campo. Tomori si era tenuto a distanza, inquadrata l'alta dirigenza della Juventus, tante vicende in questo prepartita di Superlega, nella triangolazione insomma club UEFA e probabilmente anche Federcalcio Italiana. Vedremo, adesso solo campo, Çalhanoğlu per Theo Hernandez,
viene anticipato che sì che non ho ancora nominato per un controllo di palla, attenzione a Cristiano Ronaldo, prova ad andare Brahim Diaz, c'è la deviazione di Valeri, la palla però era nostra, come il pallone era suo? Ma è nostra questa palla, oh! Ma è la palla nostra! Mamma mia ragazzi, il pallone è suo, mamma mia, ecco Brahim Diaz per Saelemaekers la porta su, che sì, ancora, basta, ancora, mamma mia, bisogna scartare anche lui, bisogna dribblare anche lui, ecco allora il possesso di Bennacer per Brahim Diaz, palla che torna indietro, Kjaer per Tomori, che la tiene e l'appoggia per Teo Hernandez, la palla gli rimbalza addosso, non interviene, ha chiesto subito il fallo Andrea Pirlo, sempre molto attento all'arbitro in tutte le partite della Juventus. Ecco Cala Calabria per Alexi mette in mezzo una palla sulla quale arriva Bentancur, la voleva più verso la porta Ibra, e adesso a buon gioco nell'uscita la Juventus, Calabria deve inseguire Rabiot, Davidino non mollarlo, Rabiot accelera, ecco l'ex PSG che dà la palla ancora indietro ai suoi compagni di squadra, Alessandro, il tocco è per Chiellini, poi palla girata per De Ligt, Brahim Diaz sta correndo molto anche in orizzontale per far fronte ai tentativi avversari, Cuadrado, palla per Morata, Cuadrado inseguito da Tomori, il rimpallo favorisce Bentancur, sembra particolarmente disinvolta la Juventus, sembra particolarmente a suo agio nel tentare subito di far la partita, attenzione Çalhanoğlu va su Cuadrado va al cross, allontana Tomori e poi c'è il controllo di palla di Kessi che la mette a terra e serve Teo pressato da McKenny, la palla arriva ancora a Cuadrado, ecco la Juventus che ci mette lì, attenzione Morata, Cristiano Ronaldo, il tocco per Bentancur, Cuadrado, c'è un po' di fatica a giocare la palla, noi sembra più disinvolta la Juventus, attenzione Rabiot per Alessandro, avanza Alessandro vicino a Saelemaekers, ancora Calabria saltato da Chiesa, ecco il cross di Chiesa, secondo palo è lungo, McKenny voleva il calcio d'angolo, inquadrati Paolo Maldini e Frederic Massara, questo è il tocco di prima di Cristiano Ronaldo che ha cercato un po' di digigioneggiare, calcio d'angolo, non mi sembrava ma l'hanno visto benissimo, ecco il calcio d'angolo a favore della Juventus con Cuadrado venuto dietro Ibra ad aiutare, inizio forte della Juventus, lo aveva fatto anche con Roma, Lazio e Napoli, allontana di testa Zlatan, poi c'è l'anticipo su Brahim Diaz e Donnarumma che mette palla sul petto, vediamo se riusciamo a uscire, la boccia di Donnarumma per Bennacer riesce a smarcarsi dal contrasto di Morata e allora porta sulla squadra Çalhanoğlu per Brahimino Diazzino, ancora Çala che viene a giocare in mezzo al campo, Çala che deve contenere sulla fascia nella fase di non possesso ma naturalmente svariare a tutto campo nella fase di possesso, qui si sono un po' invertite le posizioni di Saelemaekers e Çalhanoğlu, attenzione Tomori che sì, palla nostra, ecco Fick che tocca verso sinistra dove Teo Hernandez è atteso da McKenny, bella l'apertura di Double K apre il gioco col suo doppio chiavistello, ecco Double K per Brahim Diaz avanza, Brahim Diaz la tiene, Brahim Diaz la gestisce, il pallone per Saelemaekers che serve a Khan prova a liberarsi di Chiellini, fischiato il fallo contro Çalhanoğlu, allontana il pallone Çalhanoğlu, inquadrato Chiellini, anche qui è Chiellini che cerca la caduta, Bennacer lotta bene, vince il possesso palla, Ibra che sì, avanza il Milan, Double K, si allarga Ibra, palla dietro per Hype Train, Teo Hernandez, ancora Bennacer e quindi Double K, avanza che sì, servito Zlatan, ancora Teo Hernandez, Juventus dietro la linea della palla,
Juventus che si abbassa, attenzione Brahim Diaz, si allarga Alexi, riceve Salemakers, Salemakers l'allunga ma non perde il possesso, Bennacer ha accompagnato l'azione, Brahim Diaz, Çalhanoğlu, Çalhanoğlu prova a nascondere palla al Milan, ancora Isma, Isma cerca l'apertura di gioco di là, Ibra di testa e purtroppo Brahim Diaz è lontano dall'area piccola. Buon tentativo nostro, pensato con l'apertura di Bennacer, l'assist di Zlatan, ma Brahim Diaz era dietro. E allora la palla è di Chiellini, che serve Bentancur. Bentancur si appoggia a De Ligt, avanza il possente difensore olandese, Tomori contro Morata. Morata è riuscito a recuperare palla, Kjaer di testa, secco e diretto su Kessié, possiamo riaprirci con Isma Benna, però la Juventus è ben messa, ha diversi uomini dietro la linea della palla e allora può aspettarci e può evitare che l'azione del Milan progredisca in velocità. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Bennacer servito da Tomori, ecco Isma. Isma prova ad avanzare, l'appoggio a destra è per Cala Calabria, torna la palla da Isma. Abbiamo bisogno del contributo di Bennacer, di Kessié, di Çalhanoğlu, di questi nostri ragazzi che sanno giocare la palla, che sanno fare la partita. Ecco Kjaer che apre molto bene per Salemakers, va incontro Zlatan, Zlatan, Zlatan la mette in mezzo, era una bellissima idea per Brahim Diaz che si dispera, aveva l'acquolina in bocca Brahim Diaz, pensava ormai di poterla ricevere lui la palla e qui Cristiano Ronaldo invece rimonta, rimonta Bennacer, Isma non mollarlo, Isma non mollarlo, bravo, la rimessa è nostra, anzi no, la palla non è uscita, Isma non mollarlo, Cristiano Ronaldo cerca di ipnotizzarci con i suoi ghirigori. Ci provò una sera anche con Oddo e Gattuso, ma non gli andò molto bene. Adesso quello spirito lo dobbiamo tenere su e tenere vivo. Cuadrado tocca indietro ancora per De Ligt. De Ligt scambia con Rabiot. Eccolo De Ligt. Tiene palla la Juventus. Attenzione Rabiot, guardato a vista da Brahim Diaz. De Ligt, Milan che non abbocca, Milan che non avanza, Milan che non si allunga, Chiesa ha cambiato fascia, attenzione, bella la deviazione di Kessié e Tomori disimpegna subito secco su Çalhanoğlu, palla nostra a Bennacer, non corre rischi nel contrasto con McKennie, allora ancora Milan con Tomori che trova Frank Kessié, ecco la palla di Double K, servito Teoteo, ancora il Milan, partita molto tattica, partita molto bloccata, partita in un fazzoletto di campo, vedete, metà campo, metà della nostra metà campo, metà della loro metà campo, è lì che si svolge la trama per il momento, è una fase della partita, non sarà l'unica. Salemakers la mette in mezzo, la deviazione ancora, Calabria non è riuscito a passare McKennie, abbiamo rischiato con questo passaggio, attenzione Cristiano Ronaldo, esce su di lui Kjaer, riesce a liberare su McKennie la Juventus, attenzione si muove Morata, arriva Cuadrado, su Cuadrado si porta Teo, su Cuadrado si porta Teo, ancora Cuadrado la mette in mezzo, che si disimpegna subito per Brahim Diaz che la porta via, non c'è fallo, d'altronde c'è differenza dal punto di vista fisico tra De Ligt e Brahim Diaz, De Ligt ha messo un braccio sul volto di Brahim Diaz ma il direttore di gara ha lasciato andare, attenzione, questo è Rabiot che entra in area, grande chiusura di Fik Tomori e poi c'è un fallo in gioco pericoloso di Rabiot su Calabria, dobbiamo stare attenti, si è inserito bene Rabiot. Qui vediamo, gioco pericoloso, ha sfiorato la parte, ha sfiorato la fronte di Calabria, però poi l'ha preso un po' dietro Rabiot, qui inquadrato. Adesso tocca al Milan provare a ripartire. Stai su Giorgio, dice Pirlo a Chiellini, ancora Calabria che fa palla lunga per Zlatan, Chiellini spizza dietro, De Ligt, poi tornano indietro loro, c'era un fuorigioco di Ibra e Ibra però chiede la palla giusta senza andare in fuorigioco i suoi compagni di squadra. In effetti c'era il fuorigioco di Zlatan, non evidentissimo ma probabilmente c'era. Chiellini, la palla arriva dalle parti di Szczęsny, ancora la Juventus al primo quarto d'ora di gioco, in possesso palla,
Milan che non si allunga, che non si affanna per andare a recuperare, servito De Ligt. De Ligt la imbuca in mezzo per Bentancur, attenzione Bentancur è solo, ci sono Kessié e Bennacer che devono coprire meno campo, hanno sulla loro linea Salihamidžić e Çalhanoğlu, Alexandro trova Cristiano Ronaldo, riesce a chiudersi la morsa del Milan, bravo Alexis, porta la via, bravo Alexis, questo è un rischio per Çalhanoğlu, fallo, fallo di Bentancur, un fallo non bellissimo di Bentancur su Çalhanoğlu. Squadra la nostra che cerca di giocare di prima sulla palla in uscita, prima abbiamo rischiato con Calabria, qui Bentancur che queste entratine le fa spesso, ha commesso fallo su Çalhanoğlu, palla nostra, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Tomori studia la situazione, dalla palla che si trova Isma proprio nel cerchio di centrocampo, poi Calabria, attenzione che arriva Chiesa, ecco ancora Brahimino, Diazzino che la perde in mezzo a tre, la perde Diaz in mezzo a tre, ancora Bentancur porta sulla squadra, viene subito a coprire Çalhanoğlu, ecco Cuadrado torna da McKenny, che si segue Morata, si parlano che si è Tomori sulla posizione di Morata, poi Rabiot con Brahim Diaz nei pressi, un 4-4-1-1 il nostro, ancora Alexandro, la palla deviata da Ibra, la vuole Bennacer, bravo Isma, che sì, c'è l'opportunità di ripartire per il Milan, ecco Trent Hernandez, ma Çalha preferisce andare dall'altra parte dove c'è Zlatan, attento Zlatan che c'è Rabiot, il tiro di Zlatan, murato da Chiellini, riparte il Milan, Zlatan ha cercato il tiro da lontano, lui che non ha mai segnato lo Stadium, non riesce però a essere preciso su Salihamidžić, la Juventus riparte, brutta palla persa dal Milan, e allora è Fik Tomori che la legge alla grande, favorito anche dal passaggio non eccelso dei giocatori della Juve, che sì, calma ragazzi, calma, bene, palla nostra, gestiamo, pensiamo, aleggiamo, ancora Çalhanoğlu fa il movimento ad attaccare Ibra ha attaccato lo spazio, Çalha va a destra da Brahim Diaz, ancora Cala Calabria, gira palla il Milan, Isma Benna, double KKK che sì, e poi Hype Trent Hernandez la tiene, la controlla, andiamo Teo, ancora l'appoggia che sì, Çalhanoğlu, l'imbucata in area di rigore per Brahimino Diazzino, il tiro è fuori, bravo Ale, l'elogio da parte della nostra panchina, il contributo all'azione di Salihamidžić, qui vediamo la finta, il tocco e poi Brahim Diaz che si gira, è guardato a vista da Alexandro, ma insomma una conclusione non nello specchio della porta, ma una conclusione assolutamente dignitosa da parte nostra. Cuadrado l'appoggia in avanti per Cristiano Ronaldo, poi chiude bene Teo Hernandez che decide di non passare indietro la palla, fallo di Cuadrado su Teo e quindi tocca al Milan battere la punizione, quindi vediamo. Anzi, McKennie non Cuadrado, il fallo. Gira palla la nostra squadra, la tiene Kjaer, che allarga dalle parti di Cala Calabria la porta, Cala Calabria la controlla, palla lunga di Cala, a cercare Akan, la palla sfila purtroppo a destra, mentre Akan, un po' per il suo intuito, un po' per l'opposizione fisica di De Ligt, era andato verso la sua destra. Avanza De Ligt che serve ancora Rabiot, si è portato avanti su Rabiot, Bennacer, Brahim Diaz cerca De Ligt, il rilancio del giocatore bianconero in una zona dove è in vantaggio su tutti Tomori, poi il contatto Cristiano Ronaldo, Teo, fischiato il fallo contro Cristiano Ronaldo, mentre Cuadrado va a cambiare gli scarpini. Tomori era in netto vantaggio su Cristiano Ronaldo, ho avuto la sensazione che sia stato un po' preoccupato dalla presenza del fuoriclasse portoghese e ha colpito, avete visto, la palla non di piede, l'ha colpita alta, l'ha colpita un po' di polpaccio e questo evidentemente non lo ha aiutato nel disimpegno, abbiamo rimesso la palla in discussione, la palla era a rischio, qui il fallo di Cristiano Ronaldo su Teo Hernandez. Adesso ci prepariamo a battere la punizione, Cuadrado Teo, inquadrato il nostro avversario, giro palla Milan con Kjaer che serve Cala Calabria, Davidino la tiene, la regia cerca Cuadrado, sale per gradi, avanza piano il Milan, Cristiano Ronaldo vicino a Tomori, Kjaer dà le carte verso Teo, ancora Teo,
avvicino che sì, che riceve, controlla. Ha provato a indicare con il braccio lo spazio, Brahim Diaz, ma il Milan avanza ancora in orizzontale, poi la palla a Zlatan. Zlatan viene dietro, l'appoggio a che sì, riesce di piatto a darla bene a Teo, guardato a vista da McKennie, Teo va in hype train, Teo Hernandez, Brahim Diaz, il tiro, la parata di Szczęsny. Ragazzi, ci ho sperato, ragazzi, ci ho creduto. Liberato alla grande Brahim Diaz, fallo su Teo Hernandez, brutta entrata su Teo Hernandez. Ci ho sperato e ci ho creduto sul tiro di Brahimino Diazzino. Qui vediamo. Ah beh no, Rabiot l'aveva aspettato, no, nulla di cattivo. E poi non è riuscito ad angolare Brahim, qui ha semplicemente fatto blocco Rabiot. Non c'è stato il fallo, diciamo, a piede a martello sul nostro giocatore, cose che possono accadere. Milan pericoloso, Milan che ha tirato due volte, una nello specchio e una fuori dallo specchio, sempre con Brahim Diaz. Intanto ha preso un colpo sopra il ginocchio, in una giunzione sopra il ginocchio, Teo Hernandez. Paolo Maldini osserva il campo. Adesso tocca al Milan attendere la ripartenza bianconera, inquadrato Stefano Pioli. Teo Hernandez con Marco Paesanti, ancora qualche filo d'erba sulla fronte Teo. Un po' d'acqua, vediamo il dottor Mazzoni, vediamo Teo. Va a scaldarsi i tonali? No, ma sono riscaldamenti tonali, altri nostri giocatori sono riscaldamenti normali durante il primo tempo. Che si restituisce la palla a Szczęsny. Szczęsny la gioca immediatamente verso Chiellini. Chiellini vede De Ligt, circolazione di palla fra i due centrali. Eccolo De Ligt che fa il no look da posizione difensiva per Bentancur. Ancora Chiellini. Chiellini prova ad avanzare. Ecco l'apertura a destra per Cuadrado. Cuadrado vede McKennie che gli va incontro. Cuadrado, la palla torna indietro da De Ligt, da Bentancur. Appena prendono la palla Bentancur, Rabiot, Ben Nasser sale a andare ad attaccare, andare ad aggredire, ad accorciare. Sale Mekers, attenzione Rabiot. Su Rabiot c'è Ben Nasser, la palla torna ancora Bentancur. E poi rischia qui la Juventus. Ciala, si dimentica del pallone. Ciala. De Ligt gli mette il piedone e perdiamo l'opportunità. La palla schizza fuori, rimessa dal fondo Juventus. Peccato, avevamo recuperato una bella palla della Juventus. Un errore di Cristiano Ronaldo. Çalhanoğlu ha avuto un primo problema sul controllo di palla e poi De Ligt nell'uno contro uno gli ha messo la cavigliona davanti. Chiar esce bene, serve che sì. Le due K si scambiano palla, le due K del Milan, anzi le tre K del Milan, perché Kessine ha due. Simon una, ancora Gigio Donnarumma che fa palla lunga a cercare Çalhanoğlu, la palla schizza verso Zlatan, a terra Çalhanoğlu che è caduto malissimo e si tocca la schiena e Cuadrado ferma tutto. A terra Çalhanoğlu, vediamo. Çalhanoğlu un po' urtato, ecco, non nella caduta, no, è stato il gomito di Chiellini sul basso, gomito di Chiellini sul fianco di Çalhanoğlu, non la caduta quindi, ma mentre Çalhanoğlu era in volo, questo era fallo, questo è un fallo d'esperienza di Chiellini, ma pur sempre fallo, non ravvisato dall'arbitro. Chiellini infatti va da Çalhanoğlu perché sa di avergli la mollatina, la gomitatina, e adesso tiene palla la Juventus con Bentancur. Bentancur in buca, c'è la deviazione di Çalhanoğlu, attenzione, sale Mekers, bravo, recupera Kjaer, no, Kjaer, fallo di Morata da dietro. Kjaer furente con l'arbitro, lascia giocare, poi il Milan ne viene fuori, grande Alexi per Isma. Ancora Isma Benna, viene via bene per Brahim Diaz e fischialo uno, fallo da dietro di Kjaer prima in una posizione pericolosa, fallo ci viene fischiato adesso che la posizione non è pericolosa. Ibra per Alexi, si scambiano palla il belga e lo svedese, palla nostra, Calabria, all'inizio tanto possesso palla Juventus nei primi minuti, no, non questo errore,
dov'è, perché Donnarumma è così fuori. La palla adesso arriva dalle parti di Teo, questa imbardata centrale, ultimamente ne abbiamo prese parecchie. Milan che va in ansia, poi recupera palla ancora che sì, Milan che lotta, Milan che non va in tensione emotiva negativa, bravo che sì, che passa in mezzo a due, che sì, appaiato da Bentancur, fallo, fallo, ma il fallo, ma gli ha toccato il braccio. Recupera palla ancora Szczęsny, Szczęsny per Cuadrado, il colpo di testa, è la prima fase spettinata, sparigliata della partita, fallo di Tomori. Qui per carità il fallo c'è, ma ce n'erano due anche prima da dietro sui nostri giocatori. Sì, qui il fallo di Tomori c'è. E rivediamo la giocata di Kessi, favorito anche da rimpallo. Qui, insomma, Bentancur, la palla è di Kessi, Bentancur gli fa fallo. Questa è la giocata di prima dove Donnarumma era fuori dai pali. E adesso la Juventus tiene palla con i suoi due centrali, Chiellini e De Ligt, si sono passati la palla diverse volte fino a questo momento. Dicevo, Mina rispetto ai primissimi minuti quando la Juventus ha battuto tre calci d'angolo, cresciuto nel possesso palla. Attenzione Chiellini, dobbiamo stare attenti quando la Juventus prova a scattare centralmente, dobbiamo chiudere bene le ganasce, eccola, questa è l'azione alla quale dobbiamo stare attenti. Fa fatica ad accorciare nella diagonale difensiva Çalhanoğlu, bravo Isma, la Juventus ancora in avanti, esce Donnarumma che controlla, che blocca, che può gestire. Eccolo Donnarumma che dà la palla a Kjaer, Kjaer va da Tomori, cosa fondamentale in partite come questa, non commettere errori. La palla di Tomori è troppo lunga per Çalhanoğlu, però la Juventus può ripartire, è salito Brahim Diaz per andare su Chiellini. Vediamo adesso se il Milan lascia a De Ligt l'opportunità di impostare. La palla arriva a Bentancur, Bentancur torna da De Ligt, si muove a pendolo, Rabiot parte basso, tutte e due bassi, due centrocampisti della Juventus, li vedete sulla linea dei difensori, Bentancur e Rabiot. La palla adesso arriva a Szczęsny e Szczęsny trova Chiellini, Chiellini allarga per Alexandro, guardato a vista da Saelemaekers che sta dando un buon contributo sulle due fasi, offensiva e difensiva. Ancora De Ligt, De Ligt studia la situazione, tiene la palla, in buca per McKennie, è libero Bentancur, arretrano che si è Bennacer, Bennacer accorcia su Rabiot, Cristiano Ronaldo ancora su Rabiot, c'è Calabria che si oppone, Juve che muove la palla velocemente, ecco la Juventus che sposta ancora De Ligt, De Ligt, ah, Brahim Diaz, ho sperato la prendesse ma la palla arriva precisa a Cuadrado. Brahim Diaz sulla linea dei terzini, poi De Ligt torna da Chiellini, sta correndo tantissimo il nostro Brahimino Diazzino, qui Ibra pressa Chiellini, la palla arriva dalle parti di Rabiot, ancora Chiesa, Chiesa cerca di liberarsi di Calabria, poi la palla arriva a McKennie, ha lavorato bene Chiesa su Calabria, l'imbucata, esce Tomori, la porta via. Donnarumma è uscito un po' tardi e allora Tomori rilancia, Juventus che cerca di accelerare le operazioni, qui una palla che taglia fuori Saelemaekers, una bella palla di Alexandro a Rabiot, ancora Morata dentro e qui Rabiot è ancora solo in area e la deviazione molto brava, molto importante, molto opportuna, molto saggia di Kjaer, ma la palla è ancora loro, cerca di inserirsi Saelemaekers ma la meglio Alexandro, improvvisamente un ottimo momento Juventus, calcio d'angolo. Improvvisamente un ottimo momento Juventus, chiede un fuorigioco Donnarumma all'assistente Giallatini. Chiesa sta ancora discutendo con l'arbitro dell'azione di prima con Calabria. Sì, c'era il fallo di Calabria, però lasciato per la regola del vantaggio il direttore di gara. Ah, voleva il giallo, certo. Qui siamo all'assistente alle ammonizioni. Ecco il calcio d'angolo della Juventus con Cuadrado. Chiellini l'ha messa fuori. Donnarumma è uscito a vuoto. Enorme occasione della Juventus dopo l'uscita di Donnarumma. Che
Zillini l'ha messa fuori. Era molto più alta del guanto di Donnarumma, la palla arrivata a Chiellini, ancora rilancio di Donnarumma, va con il petto Ibra, poi Brahim Diaz allarga molto bene, bella idea di Brahim per Teo. Teo prova ad andare, Teo però non riesce a servire Brahim Diaz che nel frattempo era scattato in avanti. Rinviene Cuadrado, Çalhanoğlu non ha un grande passo nel recuperare palla e la Juventus riparte. Da alcuni minuti la Juventus ha iniziato a fare buone cose, gran lavoro di Calabria su Cristiano Ronaldo, poi il tocco per Kessié messo giù da Chiesa. Chiesa protesta ma non viene richiamato come Çalhanoğlu all'inizio. Chiesa ha iniziato un lungo conciliabolo con l'arbitro, sta parlando più Chiesa con l'arbitro che i suoi assistenti. Vediamo. Calabria pronto sulla palla, il tocco all'indietro per Donnarumma. Donnarumma per Kjaer. Kjaer torna da Cala Calabria. Ecco la palla lunga di Cala, troppo lunga, stiamo, è la seconda volta che facciamo la palla lunga, prima Tomori, adesso Calabria. È come se queste azioni in velocità della Juventus che ci hanno procurato ansia e pericolo ci avessero così un po' schiacciato mentalmente. La palla lunga è un po' un rifugio. Attenzione De Ligt. De Ligt dà la palla a Cuadrado. Milan che deve recuperare le sue posizioni, deve tenere la partita bloccata e fare alcune delle sue giocate. Bentancur torna indietro da Szczęsny. Dopo alcuni minuti di ritmi alti Juventus, adesso la partita sta un po' ristagnando. Il rilancio di Szczęsny preciso per Alessandro che sta facendo alcune buone giocate. Kjaer su Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lavora con i colpi di tacco, la deviazione, il recupero di Saelemaekers, bravo. Poi Calabria, la deviazione, la rimessa è loro. No, no, troppo avanti è andato. Ah, Chiesa, una rimessa in campo scorrettissima di Chiesa. Prima ha guadagnato metri, poi ha schiacciato la palla in avanti. Era una rimessa che andava cambiata questa. Ma naturalmente Chiesa ha maturato un grande dialogo con l'arbitro e l'ha fatta franca. Allora c'è il giro palla di Teo, Teo per Tomori. Tomori torna da Teo. Dobbiamo andare incontro ai nostri ragazzi in uscita palla. Qui viene coperto Brahim Diaz. Un momento della partita che mi piace pochissimo. Bentancur, Bentancur. Il tiro, Murato. Momento della partita che mi piace tantissimo. Bravo Isma. Bravo Isma. Va Çalhanoğlu. Vediamo se riusciamo a fare un contropiede importante. No, no, no. L'hanno letto bene loro. Attenzione però, non sono riusciti a portare in avanti nemmeno loro il loro contropiede. Allora Bennacer per Teo. Teo prova a darsi velocità. Teo si ferma. Guardato a vista da Morata. Fallo da dietro di Morata su Teo, ma lascia il vantaggio l'arbitro. Ancora Çalhanoğlu, ancora il Milan che se ne va con Brahimino. Brahimino di Azzino, Brahimino di Azzino, Brahimino di Azzino. Palla dentro, Ibra, Ibra, Ibra. Non riesce ad aggiustarsela, arriva De Ligt. Arriva De Ligt, arriva De Ligt. Non siamo riusciti a passarci bene il pallone. Ibra si lamenta, Ibra impreca. E allora palla loro. Ancora con Szczęsny. Non è inattaccabile la loro difesa, calma Simon che è nostra, Simon la dà subito in avanti per Çalhanoğlu, posizione difficile di campo ma Çalhanoğlu la lavora bene, attaccato da De Ligt, regola del vantaggio, Çal a terra, palla nostra, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Ancora il controllo di Zlatan Ibrahimovic, poi che sì, Zlatan parte da dietro Zlatan, poi l'allargo di qua per Teo Hernandez. Teo Hernandez la tiene, Teo Hernandez troppo corto il suo cross e allora c'è il colpo di testa di Fik Tomori e poi in controllo Tomori sulla palla di McKennie che Morata non può mai rincorrere, non può mai raggiungere. Eccolo Tomori, l'appoggio a Isma Benna. Isma prova ad andare avanti, ritmi non altissimi. Kjaer studia la situazione, Kjaer studia la situazione, stava rischiando di dare la palla forzando troppo la giocata, allora Çal, allora Ibra. Purtroppo Saelemaekers era coperto dagli avversari, riparte Cuadrado. Dai Alexi, corriamo, lottiamo, soffriamo, dobbiamo essere disposti a soffrire stasera. Çalhanoğlu, errore di Bentancur, riparte il Milan. Che sì, per Ibra, si allarga Brahimino. Ecco Brahim Diaz che recupera palla, gestisce la situazione, la tocca dietro per Zlatan, Zlatan di prima per Alexi, ancora Zlatan, Zlatan allarga per Kessié, Kessié attaccato da Chiellini, Zlatan di prima, la palla è di De Ligt, vediamo se va in angolo, angolo rimessa, è rimessa, rimessa con le mani, è riuscito a evitare l'angolo De Ligt che si era allungato la palla,
Eccolo Zlatan che viene molto dietro. Rimessa con le mani di Davidino. Eccolo Davide che rimette palla in mezzo. Chiellini di testa. Chiellini per Morata. Anzi, chiedo scusa per Ronaldo che perde palla. Poi l'intervento di Schalemakers. Lotta duro Bentancur. Brahim Diaz la mette giù bene. La mette giù bene. Fa un ghirigoro, un magheggio. Un'esercitazione tecnica brillante anche Brahim Diaz. Poi la palla la riporta sul Milan con Schalemakers. Inedito a sinistra. Ecco Alexi. Si muove Zlatan, ha fatto il movimento a entrare in aria, tiene palla al Milan. Ecco Teo Hernandez, sale la difesa della Juventus. Sale la difesa della Juventus, accorciando il campo, accorciando la partita. Ancora Kjaer che serve Fik Tomori. Eccolo Fik dentro per Çalhanoğlu di prima, bella per Hype Train. Hype Train Hernandez, Hype Train Hernandez, Hype Train Hernandez, Hype Train Hernandez. No, 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 no. No, avevamo due giocatori liberi sul limite dell'area. Calcio d'angolo, enorme occasione di Teo Hernandez che era arrivato in faccia al portiere. Hype Train Teo Hernandez. Siamo arrivati quasi all'hype train massimo. Non era semplice però da servire Brahim Diaz, deviazione in angolo. Ah, peccato, peccato, c'era anche Ibra, c'era anche Ibra. C'era anche Ibra, Alessandro ha salvato. Alessandro ha salvato. Calcio d'angolo Milan, Çalhanoğlu. Çalhanoğlu prova a mettere in mezzo, una bella palla, lontana De Ligt. Ancora i nostri ragazzi, Davidino, Davidino, allarga su Çala, lucido Davide. Çala mette subito in mezzo, salta di testa Zlatan, Kjaer, peccato, non era per lui la palla. Arriva Davidino, poi Kjaer commette fallo di mano, anzi era Çalhanoğlu, non Davidino. Calcio di punizione a favore della Juventus. Teo Hernandez ha avuto, insieme a quella di Chiellini sull'uscita a vuoto di Donnarumma, l'occasione più importante della partita. Smorfia di Zlatan, palla della Juve, Bentancur. Bentancur tocca per Rabiot. Partitissima a scacchissimi, eccolo Chiellini. Torna indietro. Szczęsny, Szczęsny serve De Ligt. Ancora Cuadrado aspettato da Çala. Palla in avanti, si inserisce Chiesa, va a chiudere Kjaer su Chiesa che aveva cercato il movimento a tagliare la nostra difesa. Puntuale Kjaer, McKennie lascia Cuadrado. E qui Pioli ha chiesto l'intervento di Zlatan. Zlatan sta toccando la fronte. Ancora l'avanzata di Chiellini. Chiellini tocca largo a sinistra per Cristiano Ronaldo, ancora Calabria recupera bene palla, Davidino è rischiosa da dare lì in mezzo al campo, bravo Isma, bravo Davide, bravo Davide, bella personalità Davidino. E allora double cake a KK che sì, bella azione alla mano Milan da destra a sinistra, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, adesso ci siamo fermati, va bene, ma siamo usciti bene, dai. E allora palla nostra con Fik Tomori che ha dialogato con Bennacer, palla dentro per Teo. Teo serve che sì, ancora Teo Teo, Milan che torna indietro, Juve che presidia, occupa bene gli spazi, attenzione Juventus che percepisce la difficoltà nostra, Donnarumma, Donnarumma là dove c'è Zlatan, Zlatan attaccato da De Ligt, fallo, certo, qui non poteva dare il vantaggio con Ibra a terra, l'arbitro Valeri, entratina magari anche da giallo di De Ligt, lo dico così, però rivediamola. Ma forse no, forse è andato solo con la testa, forse è andato solo con la testa. Gran male, gran dolore per Zlatan, ma non da giallo. Anche se l'ha chiesto Teo, lo vedete. Ibra parla con De Ligt, entrambi ex Ajax. Mi sembra che chieda scusa De Ligt, che era forse quello che chiedeva Ibra, Ibra che adesso esce dal campo. Çalhanoğlu e che sì parlano con l'arbitro Valeri. Adesso c'è calcio di punizione per il Milan. Anzi no, palla nostra perché ha fermato il gioco l'arbitro sul Milan che era comunque in possesso palla. Zlatan non è ancora rientrato, colpo di frusta sul
testa di Ibra, parla anche col quarto uomo Sacchi, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan, rientriamo in campo, pensiamo a giocare, ti prego. Siamo ancora in 10, salta Teo, la palla esce, toccato duro Teo. I nostri giocatori non possono cadere a terra, si ribellano quelli della panchina juventina. Rivediamo. È qui sulla caduta, invece qui si è fatto male sulla caduta Teo, non sul contrasto aereo con Cuadrado, qui si è fatto male sulla caduta Teo. Inquadrato Zlatan, che è stato colpito veramente duro alla nuca, qui Morata, ex Real Madrid, come Teo Hernandez lo aiuta a rimettersi in piedi, anche se non sono mai stati compagni di squadra, però insomma hanno il background merengue in comune. Attenzione a Szczęsny, che dà la palla a Rabiot. Rabiot studia la situazione, serve De Ligt. De Ligt prova ad avanzare, ancora la palla lavorata da Szczęsny. Szczęsny in controllo, Szczęsny alza la testa, Szczęsny appoggia De Ligt. Ancora Bentancur. Milan è stato pericoloso sostanzialmente in questo primo tempo con Brahim Diaz, il tiro poi centrale ma da buona posizione. E poi l'occasione di Teo Hernandez. Adesso c'è il controllo di Bentancur che ha rischiato su Ibra. Ibra ha allungato il gambone ma non ha preso palla. Brahim Diaz va su Bentancur, va a farsi sentire. Fallo fischiato contro Brahim Diaz dall'arbitro Valeri. Vediamo. Sì, ha toccato sulla spalla. E allora giro palla Juventus con De Ligt che serve ancora Chiellini, si sposta su Chiellini Brahim Diaz. Brahim Diaz sta correndo veramente tantissimo, coperto veramente tanti chilometri. Adesso attenzione al possesso palla di Chiesa, Chiesa ingaggia il duello ma si porta fuori il pallone, qui non può prendersela con nessuno. Adesso c'è la rimessa con le mani a favore del Milan. Calabria all'andata faceva il centrocampista, qui gioca nel suo ruolo naturale, quello di terzino destro. Eccolo Cala rilancia palla in avanti verso Zlatan, fallo ancora di Chiellini su Ibra. Ecco la palla che arriva, abbiamo battuto troppo velocemente, volevamo fare a tutti i costi la battuta veloce, abbiamo finito per perdere palla. Adesso la Juventus ha lo spazio con Cuadrado, si porta su di lui che sì. Ancora palla dentro, sbaglia Cuadrado, Isma, prova a liberarsi di Rabiot, Isma, serve che sì, la finta per Teo, ecco Hype Trent Hernandez, la parata di Szczęsny sulla deviazione di De Ligt. Teo è la seconda volta che sfreccia, vediamo, qui se n'era andato, McKennie ha provato a sbracciare ma lui è andato. Voleva servire Ibra, poi la deviazione di De Ligt. Adesso c'è un fallo di Kessié su Cuadrado. Calcio di punizione a favore della Juventus. Vediamo. Sì, qui c'è il fallo di Kessié, anche un po' incrociato i piedi Cuadrado, la caviglia si è un po' girata. Ma si è rialzato subito, possesso palla loro con Bentancur che muove il pallone per Alessandro che si fa trovare puntuale fra le linee. Poi Chiesa può puntare Calabria, attento Davide. Chiesa alza palla, Tomori bravo, gli ha fatto una finta di corpo intelligente Alessandro ma Tomori è riuscito a stare tranquillo e dritto sulla palla. Rabiot fa una gran giocata, bravo Cala, riparte il Milan con Alexi dentro per Cialaciala allarga ancora, che abbiamo perso un po' la velocità dell'azione. Chiesa mette in fallo laterale, avete visto Cialanoglu che si era spostato ancora a sinistra perché pensava di ricevere lì la palla di Saelemaekers, invece così non è stato per la deviazione di Chiesa. Fallo di Chiesa su Saelemaekers. Chiesa non aiuta Alexi, lo aiuta Calabria, facciamo da noi, grazie Chiesa, non c'è di che, squisito. Vediamo allora il possesso palla da parte dei nostri ragazzi, calcio di punizione Milan. Con Cialanoglu battiamo la punizione direttamente in area, salgono i nostri colpitori, tra cui Kjaer. Vediamo Ciala. Deve andare indietro, deve cambiare posizione. Solo a noi queste cose, non vedo mai cambiare la posizione di nessuno, mai. Solo noi. Eccolo Ciala. Entriamo in recupero.
Vediamo Ciala che mette in mezzo, molto alta questa palla, esce Szczęsny, la prende Brahimino Diazzino, non ha tirato Brahim, tira, gol! Ha segnato Brahimino Diazzino, l'ha piazzata all'incrocio, Brahimino Diazzino, 1-0 per noi, 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 Brahimino Diazzino, non tirava e poi ha tirato, Brahimino Diazzino, piazzata giusta, piazzata bella, questo è il fallo di Chiesa su Salemakers. Qui rivediamo l'uscita di Szczęsny che dà la palla proprio a Brahim Diaz, ecco qui sembrava che l'avesse recuperata Cuadrado, poi il rimpallo su Brahim Diaz che fa un gol meraviglioso, aveva segnato a Firenze, torna in gol oggi, Brahimino Diazzino, 1-0 per noi. Qui vediamo da angolatura opposta, palla dentro, bellissimo destro, pensato, calibrato, tecnico, giusto, preciso, vincente. Sta per ripartire il gioco. C'è un controllo? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa è successo? No. Cosa è successo? No, è petto, ehi! È petto, eh! No, no, caro, è petto! Che non ci provino! Che mano! È petto, no mano! Ma ci provano, lo so che ci provano. È petto. Ce lo tolgono, ragazzi, incredibile. Pressioni dalla tribuna. Gol, certo che è gol. Ci provano ma è gol. Certo che è gol. Petto netto, Pirlo! No mano! Petto netto! E allora la palla di Rabiot che va da Bentancur, attaccato da Brahim Diaz, ancora Cristiano Ronaldo, palla dietro per Cuadrado. Cuadrado l'appoggia a De Ligt. De Ligt torna da Cuadrado. Ancora De Ligt. Il gioco si è fermato per la review, poi era vicinissimo l'avversario a Brahim Diaz, che l'ha tirata sul petto, poteva mai essere fallo, da così vicino, poi la palla che tocca prima il petto, io non ho visto il tocco di braccio, forse ha sfiorato, ma prima anca netta. Ecco De Ligt, Alessandro guardato a vista da Kessi, la palla torna indietro per Rabiot studia la situazione, Rabiot avanza, attenzione Rabiot, l'imbucata, Morata, Calabria. Finisce il primo tempo allo Stadium. Gran gol di Brahim Diaz. Milan che ha giocato un bel primo tempo di controllo della partita, di maturità, di compattezza, di attenzione. Petto netto. L'ha toccata, dicevano Bonucci e Pirlo. No, guardate bene l'immagine. Cosa ha toccato? Petto netto. E poi non l'ha controllata con il braccio l'ha spostato verso dietro. 1-0 per noi. Fra poco ancora con voi. Inizia la ripresa, calcio d'inizio Juventus. Juventus-Milan secondo tempo si gioca, palla indietro di Rabiot che serve Alessandro controlla la situazione, Salemakers prova a pressare alto, la palla torna indietro con De Ligt che gestisce la situazione. Palla che arriva a McKenny, parte in avanti Çalhanoğlu, ancora il controllo di Szczęsny per Alessandro contro Alexi. E allora la palla arriva dalle parti di Rabiot, fallo di Calabria su Chiesa. Fallo di Davidino, calcio di punizione loro. Ecco allora Cristiano Ronaldo, la palla carambola su Salemakers. Fa giocare Valeri, lascia buona l'azione. Ecco allora il controllo di De Ligt che serve Cuadrado in buca per Morata.
Bentancur, la grande parata di Donnarumma, la grande parata di Donnarumma, e poi la rimessa dal fondo, la grande parata di Donnarumma su Bentancur. Perché abbiamo preso questa imbardata? Perché colpo di tacco di Morata, tiro a incrociare di Bentancur, Kier poi ha fatto rimbalzare il pallone sullo stesso Bentancur, sullo stesso Bentancur, e quindi non c'è calcio d'angolo, ma Juve subito pericolosa, quindi attenzione ragazzi, vi prego. Palla alta e lunga, il colpo di testa di Teo, la palla esce, rimessa con le mani loro. Partenza forte della Juventus, ma c'era stata una partenza forte della Juventus anche a inizio primo tempo. Dobbiamo saperla affrontare senza scappare. Dobbiamo riuscire a guardare negli occhi l'avversario in svantaggio. Cuadrado, corre Brahim Diaz, Rabiot, palla dietro. Il tocco è per Szczęsny, quindi De Ligt. De Ligt la tocca per Bentancur. Ancora possesso palla da parte loro. L'appoggio a Chiellini, e Chiellini serve Alessandro. Alessandro aspettato da Saelemaekers. Palla che esce da parte della Juventus. Chiesa incoraggia i compagni, la rimessa con le mani è nostra. Ecco sulla palla Davide Calabria. Davide Calabria che dà palla in avanti per Ibra, fischiato il fallo contro Zlatan. Ancora una reprimenda ai nostri. Chiesa è tutta la partita che protesta e parla con l'arbitro, va tutto bene. Appena apriamo bocca noi, subito vedete la ramanzina. Palla dietro, ancora De Ligt per Bentancur, si volta Bentancur, prova ad andare Saelemaekers su Alessandro. Attenzione all'avanzata di Chiellini. Brahim Diaz aspetta Bentancur, giro palla Juventus, si muove Çalhanoğlu, allora la palla di De Ligt, Çalhanoğlu va verso Cuadrado, attenzione il cross di Cuadrado, allontana Tomori, proprio su Cristiano Ronaldo, ancora Alessandro, attenzione che chiede palla a Cuadrado, bravo a frapporsi a prendere fallo Alexi, bravo Alexi, e allora la palla è nostra. Sul calcio di punizione rossonero, ravvicinato, corto, stretto, Tomori servito da Bennacer, avanza Fick, palla lunga per Ibra, era buona, clamorosa, era buona oppure regola del vantaggio. Palla rimbalzata purtroppo sull'anca di Ibra e Ibra non è più riuscito a controllarla. Ancora Cuadrado, ancora Bentancur, Brahim Diaz che si provano ad accorciare. Cuadrado riesce a leggere bene la situazione, cambia il fronte di gioco, Rabiot scambia con Cristiano Ronaldo, ancora la palla di là per Alessandro contro Saelemaekers, fra le linee Cristiano Ronaldo, la palla di là Bentancur allarga, Cuadrado, attenti ragazzi vi prego, Cuadrado stava per crossare, ecco il cross di Bentancur, ma è molto alto e molto fuori. Mi sembrava fuori, ma riesce a tenere in campo Chiesa, sbraccia, allarga il braccio su Calabria, poi la palla di Rabiot, prova a intervenire Saelemaekers, attenzione che Alessandro se n'è andato, Alexi, non bisogna mollare, bisogna stargli dietro. Ancora l'uscita di Tomori, non precisa ma allontana palla, poi De Ligt lo contrasta bene Brahimino Diazzino, si allunga palla che sì, ma l'allarga giusta, entratina di Cuadrado su Frank, palla nostra, attenzione ragazzi. Teo Hernandez poteva darla anche a Bennacer, ha preferito andare per linee orizzontali, servendo Kier e quindi Davidino Calabria. La palla lunga di Davidino Calabria, il petto di Ibra era finito in fuorigioco, ne approfittano per commettere un altro fallo i nostri avversari su Zlatan, che si rialza, sì c'era tutto il fuorigioco di Ibra, e allora si va con il controllo di palla di Cuadrado per Bentancur dentro per Cristiano Ronaldo, guardato a vista da Tomori, ancora il pallonetto bianconero che si va a chiudere, poi c'è il pallone brancato dai guanti di Donnarumma con Bentancur accompagnato da Kessie nella corsa. Ecco la palla di Donnarumma servita a Kier, pressa alto la Juventus, Kier il lancio verso Zlatan che non riesce a deviarla, non riesce a direzionare la palla,
E allora c'è Chiesa, avanza Rabiot, deve accorciare Saelemaekers. Attenzione, palla dentro, Kjaer, Saelemaekers, chiedono subito il fallo loro. Lascia giocare l'arbitro Valeri, ecco Brahimino Diazzino, va Alessandro, chiude Calabria, bravo, Calabria chiude e disimpegna. Prova a ripartire il Milan, Cala Calabria bravissimo, peccato. La palla incoccia negli avversari, poi c'è l'allargo a destra su Ibra. Ecco Zlatan avanza, Zlatan controlla, sale la squadra. Ecco allora arriva Brahim Diaz, quindi Çalhanoğlu, piccolo torello nostro, Bennasser, attenzione Çalhanoğlu, attenzione, palla nostra, si gira Çala, l'appoggio a Kessi, l'allargo per Ibra, Çala, Milan che torella, attenzione a non perdere palla, che la Juventus è pronta lì a ripartire. Ibra, perché perdiamo questa palla Zlatan? Ecco allora Cuadrado, in mezzo a tre la perde, bravo il Milan a fare pressing, Brahim Diaz avanza, poi nel traffico De Ligt lo anticipa. C'è il tocco molto buono, molto lucido di Szczęsny verso Alessandro, palla lunga, deve andare a chiudere Kjaer. Eccolo Kjaer, la deviazione di Rabiot in fallo laterale, rimessa con le mani nostra. Quadrato Rabiot. Qui rivediamo l'azione di prima, non mi è sembrato di vedere un fallo, poi Kjaer è andato diretto sulla palla. E allora prova ancora Saelemaekers, spostato da Alessandro, rimessa con le mani loro. Attenti ragazzi, che loro cercheranno la confusione con le voci dalla panchina, con le sostituzioni, cercheranno di incasinare la partita. Noi dobbiamo essere pronti anche ad affrontare la partita spettinata e non solo quella pettinata. Palla lunga della Juventus per Cala Calabria, che interviene alla grande. Davide, fallo e giallo. Chiesa viene ammonito, non l'avrei detto, vista l'immunità da dialogo di Chiesa. Chiesa viene ammonito. Chiesa ha avuto tanti conciliaboli con l'arbitro. Continua ancora, qui vediamo. È andato lungo, poi sulla caduta. È andato lungo e ha travolto Calabria. Primo giallo del match allo Stadium di Torino. Sono scivolato, dice Chiesa. Adesso toccherà al Milan battere il suo calcio di punizione. A terra Calabria, travolto dall'avversario. Quadrato Szczęsny, grande tensione allo Stadium. Dottor Mazzoni in campo, si rialza Calabria. Eccolo Cala, preso netto da Chiesa, ha deciso subito per il giallo l'arbitro Valeri. Deve allontanarsi Cristiano Ronaldo. Attenzione Kjaer va indietro da Gigio da Kessi, da Kjaer. Ancora Davidino Calabria, vede la Brahim Diaz anticipato. Tomori allontana, bravo Tomori, proprio sulla fascia di Teve Çala. Ecco il Çalhateo. Avanzano i nostri, Çala. Çala, palla per Alexi, ancora indietro per Kessi, Kessi la porta avanti, Kessi la controlla, l'appoggia, Çalhanoğlu per Theo Hernandez, ancora Çala la tiene, la controlla, l'appoggia, Isma Burn, prolunga con la punta del piede per Brahim Diaz tiene palla, avanza, studia la situazione, Brahimino dentro, la deviazione, chiedono un mani nostri, Brahim Diaz protesta alla grande, che sì di là per Isma Benna, ancora Isma attaccato da Rabiot. Ecco Saelemaekers, insiste nella sua azione il Milan, Saelemaekers tira troppo largo, intanto ferma tutti Valeri, vediamo cos'è successo. Enorme il mani di Chiellini, oh ragazzi, non voglio sentire discussioni.
Non le voglio sentire le discussioni, ragazzi. Mamma mia! Ma cosa c'è da guardare? Ma cosa c'è da guardare, ragazzi? Andava in porta la palla di Brahim Diaz. Andava in porta la palla di Brahim Diaz. Ragazzi, andava in porta la palla di Brahim Diaz. Andava in porta la palla di Brahim Diaz. Cosa c'è da vedere ancora? Cosa c'è da vedere ancora? Ma cosa c'è da vedere ancora? Questo è il rigore, non un rigore. Calcio di rigore. Calcio di rigore per il Milan e ammonizione per Chiellini. Calcio di rigore per il Milan. Calcio di rigore per il Milan. Chiellini protesta. Rigore scaturito da un'incursione di Brahim Diaz. Tensione che schiaccia proprio qui il diaframma dello stomaco. Mamma mia, che mani, ragazzi. Guardato fin troppe volte. Qui mima, Ibra mima il fallo di Chiellini, che sì contro Szczęsny. Era meglio non averlo avuto il rigore, che adesso loro si caricano. Ho avuto paura fin sulla rincorsa, ragazzi. Ho avuto paura fin sulla rincorsa. Çalhanoğlu. Lontana la Juventus. Poi ancora Calabria. Era meglio non aver avuto quel rigore, perché non ci fosse una possibile chiave di volta della partita a loro favore. Dobbiamo reagire anche al rigore sbagliato. Calabria rilancia, ancora Alexandro. Alexandro, fallo di Brahim Diaz. Ammonito Brahim Diaz. Adesso iniziano ad arrivare i gialli. Due per la Juventus, Chiellini, Chiesa, uno per noi, Brahim Diaz, avanza De Ligt. De Ligt allarga di là per Cuadrado. Cuadrado tocca per Chiesa, su Chiesa si porta Tomori, Tomori mette palla fuori bene. La rimessa con le mani ancora di Cuadrado. Poi per carità le partite non sono chiuse nemmeno sullo 0-2, ma sarebbe stato molto meglio segnarlo che non segnarlo il rigore. Adesso dobbiamo essere bravi a reagire anche al rigore sbagliato. A stare freddi, a stare lucidi, Alexandro di là per Cuadrado. Cuadrado, Cuadrado prova ad aggirare Teo Hernandez che la tiene in campo. Il rilancio di Teo, la palla è controllata da De Ligt. De Ligt va da Alexandro, ancora Rabiot. Rabiot la allarga sulla destra, ecco Cuadrado. Cuadrado la mette in mezzo, la palla stava rimbalzando verso la nostra porta, poi il tiro alto da parte della Juventus, inquadrato Brahim Diaz che ha ricevuto il cartellino giallo poco fa. Questo è il fallo da giallo di Brahim Diaz, ci sta prima la gamba e poi la trattenuta. Non era angolato, non era angolato il pallone di Kessié. E allora c'è Calabria che allontana, palla lunga, il colpo di testa tentato da Ibra, ancora arriva Alexandro. Alexandro la rimette in mezzo al campo, arriva Çalha, la porta via. Çalha per Saelemaekers, ma è troppo in profondità, troppo lunga questa palla. Recupera ancora la Juventus con Cuadrado per De Ligt. De Ligt tiene la palla e la tocca a sinistra per Alexandro. Ancora Alexandro in possesso. Rilancia Alexandro. Vediamo Cuadrado. La palla arriva a Rabiot. Rabiot che ha davanti Çalhanoğlu, poi ancora la Juventus che innesca Chiesa, ma Saelemaekers fa buona guardia. Siamo un po' bassi, siamo un po' schiacciati, fa fatica a portare sul pallone il Milan, ma va la grande Kessié e poi si infrange la corsa di Kessié su Bentancur e la Juventus si inserisce con McKennie.
McKenny allarga il gioco ancora per Bentancur, la palla messa in mezzo e Bennacer rilancia Isma per Ibra, bravissimo Zlatan a servire che sì. E allora la palla è di Frank Double K, KK che sì, che avanza. Lo accompagna Teo che viene servito e c'è il blocco di Cuadrado ai danni di Teo Hernandez. Calcio di punizione a favore del Milan. Qui rivediamo Cuadrado deliberatamente su Teo per sbarrargli la strada. Qui rivediamo il rigore di che sì su Szczęsny. E allora tocca al Milan battere la punizione. Calcio di punizione che sta per essere battuto dai nostri ragazzi. Çalhanoğlu alza il braccio destro. Çalhanoğlu, palla molto alta. Va con il tacco Zlatan. Poi la palla arriva al limite. Cristiano Ronaldo prova a liberare. Recupera la grande Alexi però va a lottare con Alessandro e a commettere fallo. Calcio di punizione a favore della Juventus. Saelemaekers restituisce il pallone ai bianconeri. Questo è il fallo di Alexi ai danni di Alessandro. Qui Ibra ha fatto uno dei suoi colpi, un colpettino dello scorpioncino, non proprio intero, non proprio pieno, ma insomma ci ha provato. Tiene palla la Juventus a centrocampo con De Ligt. De Ligt allarga di là per Chiellini. Chiellini serve Cristiano Ronaldo, guardato a vista da Kier, poi Alessandro, poi ancora la palla di Chiellini. Chiellini allarga il gioco di là. Bisogna andare a chiudere su Cuadrado. È uscita questa palla, ragazzi. Ma l'ha presa nettamente fuori. L'assistente Peretti lascia giocare. Rabiot aspettato da che sia. Ancora Cuadrado. Cuadrado torna indietro. La palla è di De Ligt. De Ligt vede Bentancur. Bentancur serve Alessandro. Alessandro ha davanti a sé Saelemaekers. Poi ancora Bentancur che sbaglia tutto. Probabilmente ha colpito male, probabilmente insomma un po' di terreno, un po' così. L'ha colpita male ed è uscita. Juventus che sta provando a far scaldare i suoi. Si scalda Dybala per la Juve, altri giocatori nostri, altri giocatori Juve. Tanto riscaldamento a bordo campo, rimessa con le mani di Teo Hernandez. Stefano Pioli parla con Krunic. Ecco il rilancio per Zlatan con il petto. Fuori gioco ancora di Zlatan. Zlatan finisce a terra e si mette la mano sul volto. Gliel'ha un po' toccato. Qui c'era anche un Mani. Mancato l'appoggio col ginocchio sinistro a Zlatan. Si è mezzo rialzato Zlatan, speriamo bene. Avanza la Juventus, Chiellini, McKenny, Alessandro. Alessandro guardato a vista da Calabria. Ragazzi compatti, vi prego, vediamo dov'è Ibra. Chiellini in buca per Rabiot, ancora Chiellini, non vedo Ibra sul mio monitor, e poi la Juventus è passata, grande chiusura, grande diagonale difensiva di Hakan Çalhanoğlu, splendida diagonale difensiva di Hakan Çalhanoğlu, che allontana palla, recupera Bentancur. Juventus che sta facendo una percussione centrale con palla bassa a terra, ancora piegato su se stesso Ibra. Ho paura per il ginocchio di Zlatan e Zlatan finisce a terra, lo sapevo. È qui che le partite girano. Girato male il ginocchio di Zlatan. Prima rigore sbagliato e adesso Zlatan a terra. Vediamo se Zlatan ce la fa. Cerca la stabilità del ginocchio. Vediamo. Ibra che cammina abbastanza bene, però evidentemente sente qualcosa al ginocchio. Il Milan sostituisce il numero 11, Ibrahimovic, con il numero 12, Rebic. Entra Rebic al suo posto. Rivediamo, gli si è girato un po' il ginocchio, qui gli è mancato l'appoggio. È lì quando il peso del corpo è andato sul ginocchio mentre lui si inarcava all'indietro. Abbiamo già un'altra partita mercoledì. Esce Zlatan. Rebic al suo posto. Va a parlare con il dottor Mazzoni e con Murelli. Speriamo che
siano solo sensazioni, precauzioni, che possa riprendersi presto. Zlatan è uscito camminando, ancora Chiellini allarga per Alessandro, ancora Kjaer che dà la palla indietro a Donnarumma torna da Davide Calabria cerca Rebic alto, Rebic di testa, De Ligt arriva primo sulla palla, poi Alessandro, poi rilancio di Chiellini, il colpo di testa juventino ma era in fuorigioco Morata, e loro adesso mettono Kulusevski. La Juventus sostituisce il numero 30 Bentancur, esce Bentancur, entra Kulusevski, loro adesso metteranno probabilmente McKennie al centro con Rabiot e larghi terranno Kulusevski e Chiesa. Donnarumma dentro per Kessi torna da Kjaer, servito Calabria, Kessi rilancia in avanti, Chiellini respinge il pallone a terra, poi Morata, riparte la Juventus, c'è spazio di là per Kulusevski. Cristiano Ronaldo, area di rigore, il tiro fuori il tiro di Cristiano Ronaldo. Ha cercato di piazzarla a giro di sinistro, finita fuori. Dottor Brozzi, Morosi ascoltano tutti, i fisio, i medici ascoltano tutti, i fisioterapisti, i medici auscultano tutti il ginocchio di Zlatan. Teo Hernandez alza subito il pallone verso Rebic, la deviazione di De Ligt, la palla esce, la rimessa con le mani è nostra, inquadrato ante Rebic, poi ancora Teo Hernandez. Teo Hernandez si prepara a servire Salemakers, poi la palla esce, la rimessa è nostra, la volevano loro ma la rimessa è nostra. Çalhanoğlu servito da Salemakers, ancora Çala, a Roma era uscito Ibra, poi aveva segnato Rebic, palla dentro il 28 febbraio scorso, Ismael Bennacer riceve bene, siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, dai ragazzi, Brahim Diaz la tiene, l'appoggia per Isma Ben, Brahim Diaz la tiene in mezzo al campo, Tomori, attenzione, Tomori dentro per Çala che allarga per Teoteo, può partire Teoteo, dentro per Brahimino, Rebic, non passa la palla di Rebic, che peccato, Brahim Diaz le prende tutte lui, Brahim Diaz non lo leggono, colpo di tacco di Salemakers per Brahim Diaz, e c'è Alessandro che riesce a rinvenire bene, Brahim Diaz entra su tutti i palloni, su tutte le giocate, su tutti i tocchi, da fastidio, si inserisce, che si blinda il rilancio di Cristiano Ronaldo, adesso c'è la palla dal fondo della Juventus. A terra Brahim Diaz, ma loro giocano. Ecco Cristiano Ronaldo contro Salemakers, Chiesa l'imbucata, la deviazione, Morata, Calabria dà indicazioni ai compagni mentre va a chiudere su Morata. Eccolo Davide, il cross, la prende Gigio. I guantoni fanno tlac, poi lui si inginocchia su se stesso e mette palla fuori per consentire i soccorsi a Diaz. A terra Brahim Diaz. Stiamo imbarcando un po' di infortuni, un po' di acciacchi, un po' di cerotti, un po' di problemi. Inquadrato Krunic che parla con Murelli, il vice di Stefano Pioli. Lascia il campo Brahim Diaz, dovrebbe essere Krunic a prendere il suo posto. Milan che si blinda un po'. Esce l'autore del gol, che parla subito col dottor Mazzoni. Stefano Pioli ringrazia Brahim Diaz. Quadrato Krunic, attenzione Donnarumma. 20 minuti più recupero al termine allo Stadium di Torino. Juventus 0 Milan 1, Brahim Diaz, la palla lunga è di Gigio che va a cercare Rebic, il colpo di testa di De Ligt, poi Rabiot di testa prova a inserirsi, Bennacer, ma Tomori schiaccia bene, bella visione periferica per Teoteo atteso da Kulusevski, torellano i nostri, vediamo se riusciamo, Çala che sì, qui rischiamo, bravi, l'abbiamo tenuta, abbiamo rischiato magari di perderla ma siamo stati bravi a tenerla, a rimanere lucidi, a rimanere precisi. Donnarumma
su Salemakers, il colpo di testa di Krunic, ancora per Alexi, di prima bella per Ciala, Ciala ancora per Bennacer, Rebic, Ciala, l'uscita di Szczęsny. Grande apertura del Milan, Ciala deve rialzarsi prima possibile perché la Juventus vuol ripartire. Attenzione ragazzi, vi prego. Kulusevski contro Kessi. Milan che continua a fare buone cose dal punto di vista dei temi di gioco, delle aperture. Avanza Alessandro. Così lavora, bravo Ante, dice il nostro allenatore. Rebic su Rabiot, rischia di perdere Rabiot, ma la tiene. Nemmeno Krunic è riuscito a intervenire. Attenzione, Cristiano Ronaldo per Cuadrado. Ancora Kulusevski, Kulusevski si gira. Kulusevski prova a dare palla indietro. Forse fallo di Tomori, ma lascia correre il direttore di gara. Pirlo protesta. E Valeri fa a Pirlo di solito le ramanzine che vengono fatte a noi. McKennie inseguito da Kessi, palla imbucata per Chiesa contro Calabria. Attento Davidino, ti prego. Ecco ancora la Juventus, allontana Bennacer, la palla rimane lì. Ho paura di questa palla, quando i palloni non escono diventano pericolosi. Bravi Bennacer e Krunic a rimanere lucidi, bravi. Usciamo a testuggine, ci apriamo. Teo cerca lo scatto. Teo salta l'avversario ma non riesce a servire Çalhanoğlu. La palla è calciata indietro dalla Juventus, ancora su Szczęsny. Szczęsny per McKennie la tiene, ancora Chiellini. La palla arriva a Rabiot. Ragazzi, non abbassiamoci troppo, non schiacciamoci troppo. Cristiano Ronaldo. Kulusevski, perché abbiamo lasciato questa palla? Salemakers, apriamoci ragazzi. Calabria è rimasto un po' indietro, ma Krunic è riuscito a raggiungerlo. E allora la palla di Cala Calabria, dentro per Krunic, troppo lunga, Chiellini in vantaggio. C'è il recupero loro con Chiellini che riesce a servire centralmente McKennie, deve recuperare la posizione Rebic. Lavora Rebic su McKennie, poi la palla va a Rabiot. Attenti ragazzi, vi prego. Çalhanoğlu deve provare a rincorrere Cuadrado. Attenzione, Cuadrado a spazio, si inserisce Kulusevski alle spalle di Teo. Cuadrado la mette in mezzo, Kier. Hanno rischiato di disturbarsi Kier e Bennacer. Ma Kier ha allontanato. La palla è uscita e la rimessa con le mani è dei bianconeri. Con Cuadrado che prova a rimettere in mezzo il pallone. Eccolo Cuadrado che dà la palla dietro ancora a De Ligt. De Ligt serve Chiellini, si sposta Krunic. Va Alessandro, Salemakers tiene la posizione, Calabria si avvicina a Chiesa. Attento Davidino. Chiesa mette in mezzo. Giro palla Juventus. Milan che non deve perdere le posizioni. Chiellini su Chiesa. La respinta nostra. Tutto nasce dall'imbucata importante di Chiellini. Il cross di Cuadrado. Il colpo di testa di Fictomori. Ragazzi, non abbassiamoci troppo, vi prego. De Ligt riesce a schiacciarla su Chiellini. Lottiamo, ragazzi. Stringiamo i denti. Rincorriamo. Pressiamo. Facciamoci vedere che siamo ancora elettrici, vi prego. Non diamo la sensazione alla Juventus che sia facile venirci a fare il corpo a corpo vicino alla nostra area. Ragazzi, dai, sono momenti importanti. Chiesa contro Calabria. Arriva Alexei Salemakers a raddoppiare. La palla esce, la rimessa con le mani è loro. Chiede Salemakers ai suoi compagni di squadra di alzarsi. Cristiano Ronaldo prova ad avanzare. La palla dietro a Chiellini. Chiellini vede Cuadrado libero. Esci Teo, ti prego. Cuadrado mette in mezzo una bella palla. Il colpo di testa di Simon Kjaer. E allora ancora Alessandro. Bisogna lottare anche su Alessandro. Momento lungo della Juventus. Cross di Alessandro. Colpo di testa di Fictomori. Anzi di KKZ. La palla allontanata. Juventus che fa prove tecniche d'assedio. Ragazzi stringiamo i denti. Çalhanoğlu saltato da Cuadrado. Va a chiudere Krunic. Tomori ha rischiato di mandare fuori causa Donnarumma. Poi Tomori allontana. Ancora su De Ligt, che riesce a mettere facile su Cuadrado. Lunghissima questa azione della Juventus. Ancora Krunic che si inserisce. Bravo Raderade. Servito ante. Avanza il Milan. Dai ragazzi. Ciala preferisce uscire dall'apnea al Milan. Preferisce prendere tempo. Preferisce rifiatare. Preferisce togliersi pressione di dosso. E quindi Salemakers attende l'arrivo di Cala Calabria. Palla nostra con Cala Calabria che allarga il gioco a destra per Alexi. Ancora Cala Calabria, Davidino serve Kjaer che dà la palla che sì vede Tomori, è molto lontano Kulusevski, non può andare a pressare sul nostro centrale, allora la palla arriva a Teoteo. Teoteo studia la situazione e tocca indietro. Ancora Fictomori l'appoggia a Simon Kjaer. Kjaer l'allarga di qua dove c'è Donnarumma. Donnarumma pronto a rilanciare, palla lunga di Donnarumma. Va al balzo con il petto Rebic, il colpo di testa di Ciala, di là ragazzi. Di là che c'è Teo. Rebic la tiene bene, esce dal raggio d'azione di De Ligt, serve Teo. Palla nostra, meno di un quarto d'ora più recupero al termine. Teo torna indietro, servito Çalhanoğlu. Çalhanoğlu attaccato, Çalhanoğlu tiene palla.
e poi serve Ficto Mori che torna in avanti da Teoteo. Bisogna che ci facciamo vedere da Teoteo, che sì, Rebic, buona azione nostra, Cialanoglu, Cialanoglu, ah, la lascia scorrere Saelemaekers, perdiamo una brutta palla, commette fallo Alexi e va a prendere un giallo di cui potevamo tranquillamente fare a meno per il fallo di Saelemaekers su Chiesa, giallo ad Alexi, era una palla che potevamo anche, era diffidato Saelemaekers, era una palla che potevamo scaricare anche a sinistra su Teoteo. Oggi abbiamo squalificato Castiglieco, sempre a Torino mercoledì avremo squalificato Saelemaekers. Attenzione alla Juventus che si inserisce Morata, Morata, perché questo spazio, Morata, la palla scivola in avanti e Donnarumma e Kjaer la proteggono con il Milan che prova a risalire la corrente con Isma Benna, Isma Benna in mezzo, se l'allunga Isma Benna, poi la palla arriva a Teo, non c'è fallo, Isma è andato diretto sulla palla, Kulusevski ha cercato l'impatto con il nostro metronomo. E allora palla nostra, Rade Rade, attento Rade, ti prego, non perdiamola. Ante Rebic prova a salire, ecco Ante Rebic che allarga di qua per Saelemaekers. Saelemaekers contro Alessandro, attenzione, palla nostra. Calabria, che sì la tiene, l'appoggia. Isma Benna, palla indietro, Milan che è preciso nei passaggi e che avanza ancora con Ficto Mori. Ficto Mori la tiene, Ficto Mori la controlla, Ficto Mori la imbuca per Rebic, Cialanoglu, Cialanoglu ancora ante ante dentro, non passa Cialanoglu, che sì, abbiamo avuto un buon rimpallo a nostro favore, che sì, il tiro murato, la palla torna indietro ed è ancora Cala Calabria in vantaggio, riceve Cala e porta palla, mette a terra, che sì, questa volta è lunga la nostra azione anche se non mettiamo pressione sulla loro area. Rebic, 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 il tiro, gol! Rebic, l'ha fatto Rebic, come a Roma esce Ibra segnante, come a Roma esce Ibra segnante, piazzata all'incrocio, Ante, sei emozionante, sei devastante, sei bellissimante, Rebic, 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi. Rivediamola, Ante, Ante, azione personale, si gira e la mette, si gira e la mette, si gira e la mette, Ante Rebic, Ante Rebic, Ante Rebic, Iceman 007, Ante Rebic, Ante Rebic. E allora la palla è recuperata da loro, attenzione con Cuadrado che la gestisce e la tocca indietro, ecco De Ligt che gira palla per Chiellini, Chiellini la tiene, Chiellini la controlla, Cuadrado, palla di qua per Rabiot, Rabiot serve De Ligt, De Ligt la tiene, De Ligt la controlla e allora Chiellini, Chiellini ha davanti a sé Rade Rade, ancora Alessandro, Alessandro per Chiellini, Chiellini rilancia di là a sinistra dove c'è Cuadrado, attenti ragazzi vi prego, ancora Dybala, è entrato in campo Dybala, è entrato in campo Dybala per la Juventus, è entrato in campo Dybala per la Juventus, Chiellini a larga sinistra per Alessandro, Alessandro prova a inserirsi, c'è Calabria che fa buona guardia, palla dentro, colpo di tacco di Dybala, ancora per Morata, Teo Hernandez si oppone, Cialanoglu, esce bene Teoteo, hype train Teo Hernandez, hype train Teo Hernandez, non si capiscono lui e Rebic, di solito hanno grande feeling, qui non si sono capiti, ha dato la palla lunga a Teo Hernandez mentre stava andando giustamente incontro ante Rebic e allora la palla è ancora di Rabiot. Rabiot serve Cuadrado, attenti ragazzi vi prego, palla imbucata per Cristiano Ronaldo, su Cristiano Ronaldo va Tomori, perfetto il disimpegno di Fick, Tomori fa pallonetto, meraviglioso Fick Tomori e allora la palla è nostra con Isma Benna che la tiene e la controlla, ancora Cialanoglu, Cialanoglu la tiene, la allarga di qua dove c'è Cala Calabria, dove c'è Cala Calabria, la tiene, la controlla, la gestisce, la porta in mezzo al campo, Cala Calabria, ecco KK che sì, che tocca ancora per Cialanoglu, HC Cialanoglu, hotel di gran classe, appoggia Bennacer, ancora Cialanoglu, ecco la palla lavorata da Isma Benna, attaccato da tre, attaccato da tre, finisce a terra, è fallo però arbitro Valeri, è fallo, è uscito Chiesa al posto di Dybala, è uscito Chiesa, è entrato Dybala al posto di Chiesa e allora la palla è loro, la palla è loro, la recuperi a noi con Isma Benna, servito ante ante, avanza ante ante, la palla larga per Alexi Saelemaekers che la tocca per Rade Rade, palla nostra, Alexi la tiene, la gestisce, Cialanoglu, Milan che si scambia palla anche con Bennacer, centrocampo, attenti ragazzi a non perdere, bravo Fick Tomori, Tomori per Cala Calabria,
Ancora Rade in mezzo al campo perché sì, che sì, avanza, che sì, attaccato da dietro, che sì, messo a terra, fallo, calcio di punizione nostro, porta a casa il fallo Frank, porta a casa il fallo Frank, porta a casa il fallo Frank. Double KKK che sì, ha chiuso la vicenda di questa azione portando a casa il fallo. Double KKK che sì, in campo Meite. C'è Fik Tomori, arriva su Meite, vediamo al posto di chi. Vediamo al posto di chi, esce Salemakers ammonito. Milan che mette Meite, entra anche Dallo, Dallo al posto di Bennacer. Quindi che cosa succede? Succede che mettiamo Dallo al posto di Salemakers e Meite al posto di Bennacer. Quindi il Milan si ridisegna così, la difesa rimane con Donnarumma in porta, Calabria, Kier, Tomori e Teo Hernandez in difesa, centrocampo, Meite che sì in attacco, Dallo, Krunic, Çalhanoğlu, Rebic. Cambiato tutto il nostro attacco rispetto all'inizio gara, tranne Çalhanoğlu. E adesso tocca a Çala battere la punizione. Attento Çala, ragazzi, calma, battiamola bene Çala. Eccolo Çalhanoğlu. La mette in mezzo. Il colpo di testa, la palla entra ancora. Fik Tomori, falla entrare quella palla, Fik. Sei perfetto, sei un meraviglioso difensore centrale. Fik Tomori, la schiaccia e va all'incrocio. Oggi abbiamo l'incrocio. L'incrocio dei pari è innamorato di noi, Paolo. 3-0 per noi, 3-0 per noi, 3-0 per noi, 3-0 per noi. Meravigliosa la palombella di Çala. Io voglio bene a tutto il mondo. Io amo il mondo. Il mondo è la mia patria. Il Milan, i ragazzi, 3-0. Fik Tomori, meraviglioso, perentorio, prepotente, è andato in cielo. È il record mondiale di salto in alto nel calcio di Fik Tomori per il 3-0 del Milan. 3-0 del Milan, 3-0 del Milan. Attenti ragazzi, vi prego. Palla della Juventus con Cuadrado. Cuadrado serve Dybala. Dybala inseguito da Teoteo. La palla di là. Chiellini, McKenny, Alessandro attaccato da Dalò. Ecco ancora la Juventus che naturalmente ci riprova e non molla. McKenny, palla dentro per Rabiot. Attenzione a De Ligt, importantissimo, fondamentale tenere il 3-0 per lo scontro diretto. Cuadrado, la tiene, la controlla, speriamo di riuscire a tenerlo. Attento Teo, Cuadrado mette in mezzo, la palla è molto lunga e c'è una rimessa laterale in zona pericolosa per noi. Cala Calabria. Pronto a rimettere palla in gioco Cala Calabria. I nostri ragazzi, la nostra maglia, i nostri colori, il nostro Milan, la nostra stagione, il nostro allenatore, il nostro Milanello, il nostro tutto. La palla esce, la rimessa è nostra. Attenzione a mister Pioli che dà indicazioni ai suoi compagni di squadra. Ma dove è andato? In cielo. In cielo è andato Fik Tomori. In cielo. Dove volano i gabbiani? Ante Rebic la porta dietro Alessandro. 3 gol e un rigore sbagliato. Milan totale, Milan assoluto. Ecco McKennie che tiene palla davanti a sé, Meite, servito Chiellini. La palla torna indietro. Dalle parti di Rabiot. I nostri ragazzi, la nostra squadra. Attenzione a Rabiot. Rabiot appoggia McKennie. Esce Meite, la tiene McKennie allarga di là, attento Çala, va a chiudere Çala su Cuadrado, il cross di Cuadrado, il colpo di testa di Fik Tomori che allontana ancora lui, Kulusevski, attenzione che sì, mette il gambone a terra, il pallone a terra, che sì, in mezzo a quattro, che sì, basta, che sì, l'asfaltata della linea centrale dello stadium da parte di Double K, Frank KK, che sì, che finisce a terra e la palla adesso è di Teoteo contro McKennie, avanza Teoteo, serve a Can Çalhanoğlu, la palla è arrivata da Rade, Çalhanoğlu, ecco Meite la tocca indietro, ancora per Cala Calabria prova ad andare, perde palla, Dallo serve Meite,
e c'è calcio di punizione per la Juventus. Anche Pioli non ci crede, anche Pioli non ci crede. Battuta la punizione, Morata sul corto, sullo stretto, sul basso per Dybala. Attenti ragazzi, vi prego, attenti ragazzi, vi prego. E allora c'è Cuadrado che avanza, attenzione Cuadrado. Teo, ti prego, accorcia il cross di Cuadrado. Bacher! E ancora Rabiot, la porta sulla Juventus. La palla è larga a sinistra per Alessandro. Attenti ragazzi, vi prego, perché Procossone è così libero. Tomori! Tomori va sempre in alto, lassù, dove volano i gabbiani. E allora la palla è di Cuadrado, Cuadrado contro Ciala, il cross di Cuadrado, la deviazione di Ciala, la deviazione di Ciala e poi quella di Gigio Angolo. Calcio d'angolo per loro. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. 4 minuti più recupero al termine. Vediamo il cross di Cuadrado e la palla smanacciata e la deviazione di Çalhanoğlu ha fatto prendere una piega pericolosa alla palla. Il calcio d'angolo è di là. Va a batterlo la Juventus, Cuadrado, attenti ragazzi, vi prego. Allontana la palla il Milan, la prende Cuadrado, andiamo ad accorciare, Ciala che Cuadrado crossa bene. No, no, Dybala, no, fuori, 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 Cuadrado Chiesa, fuori. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, 3 gol, uno più bello dell'altro, uno più bello dell'altro. Tutti all'incrocio, tutti all'incrocio. La deviazione di Gigio. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Anima e cuore, cuore e gambe, cuore e testa, Gigio. Dai, dai Gigio, dai. Ma dove devi andare, Gigio? Ma dove devi andare? Che sì, la palla esce. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. KK che sì, è pronto a rimettere in gioco. Dai ragazzi. E allora la palla è dei nostri. La palla è dei nostri. La palla è dei nostri. Perché prima o poi dovevano arrivare i nostri. Eccoli i nostri che ci sono da un anno e mezzo. Da lo, tienila Diogo, ti prego, tienila. Attento Diogo che c'è Alessandro, attento Diogo che c'è Alessandro. Bravo, sulla carica serve me e te. Ecco, su, che serve Cru. E allora la palla è nostra, rade rade, rade rade, rade rade. Ancora da lo contro Alessandro, da lo contro Alessandro, da lo se ne va. Ecco Diogo che se ne va, la mette in mezzo, bella palla sul secondo palo. Dall'altra parte c'è Akan, Akan la controlla, la gestisce, la appoggia Teoteo. Teoteo, Teoteo tocca ancora, non riesce, fallo questo su Teoteo. Come si fa a non dare questo fallo su Teoteo? Che sì, double K, KK che sì. Ancora rade rade, KK che sì, il tiro, ci riprova il Milan. C'è una schiena juventina che mura questa palla e poi che sì, va a lottare anche con Rabiot. Vediamo se la prendiamo ancora noi. Ancora loro invece, ancora loro. Attenzione, Kulusevski la mette a terra per Dybala. Dobbiamo recuperare, c'è Teo a terra. Si è rialzato Teo, no, non lo vedo. Non vedo Teo, non vedo Teo, avanza la Juventus. Con McKennie, McKennie, uomo libero, Tomori. Tomori, schiaccia perentorio. Tomori, un giocatore meraviglioso entrato nelle nostre vite. Fake Tomori. Ficto Mori, palla dentro per Anteante, punta Anteante, punta Anteante, tieni l'Anteante, guarda che c'è Teo, guarda che c'è Teo, guarda che c'è Hype Train, guarda che c'è Hype Train, ci riprova Anteante, no! Perché Anteante? Avevi dallo libero, abbiamo regalato questa palla alla Juventus, no ragazzi, attenti, vi prego, no, Morata la larga di qua per Cristiano Ronaldo, perché dobbiamo prendere questa imbarcata che era palla nostra comoda, perché Cristiano Ronaldo, inseguito da Kier, ecco libero di là, Cuadrado, lo sapevo Cuadrado, lo sapevo, Cuadrado contro che sì. Cuadrado, la palla dentro, Dybala, no, 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 la Kier! 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 Un Kier di petto come un do di petto. Kier! La palla esce e allora tocca a Dybala mettere in mezzo, calcio d'angolo per loro. Attenti ragazzi, vi prego. Attenti ragazzi, vi prego. E allora la palla è di Dybala che la mette in mezzo, allontana, allontana, allontana il Milan con su Meite. C'è contropiede, c'è contropiede, c'è il contropiede. Meite, Meite per Teoteo, Teoteo a destra. Teoteo è sfinito, Teoteo. Alessandro riesce a sopravanzarlo, Teo guarda l'assistente Giallatini, ma non riceve consolazione. Teo ti prego, spolmona ancora un po', Teo ti prego, dai vieni indietro Teo, Teo, ecco la palla di Cuadrado, Cuadrado la gestisce, Cuadrado l'appoggia, Dybala, 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 serve McKennie, serve McKennie, McKennie avanza, McKennie attenti dentro, Tomori, quando è Natale tu apri i regali. I regali sono belli e sfavillanti come Tomori. Tomori è il regalo bello della vita. E allora la palla è della Juventus. Attenti, inizia il recupero. Ragazzi, attenti, vi prego. Stiamo in vantaggio nello scontro diretto, vi prego.
Ecco la palla di Chiellini. Chiellini la larga di là. Chiellini per Cuadrado. Cuadrado la mette a terra. Teo, vai ad accorciare, ti prego. Cuadrado, bel cross di Cuadrado. Cristiano Ronaldo non la prende. E arriva prima di lui l'altro portoghese. Quello che ha la nostra maglia. Diogo Dalot. Diogo Dalot a 3 minuti e mezzo dalla fine. Come a Roma. Esce Ibra e segnante. Come a Roma. Esce Ibra e segnante. Questa bella squadra, allenata da un grande allenatore, diretta da grandi dirigenti, con una proprietà importante. Eccolo, Chiellini che tiene palla. Il Milan, avevo visto delle facce diverse dal solito nel prepartita. Avevo visto nel riscaldamento qualcosa che non vedo mai. Meravigliosi i nostri ragazzi, perfetti i nostri ragazzi. Dybala, Dybala, no, 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 fuori, fuori, fuori. Qui l'abbiamo lasciato tirare fuori. L'abbiamo lasciato tirare, è andata fuori. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. È angolo? Non è angolo, non l'ha toccata Tomori. Non l'ha toccata Tomori. Fick Tomori, FT, JFT, l'aeroporto più bello del mondo. Perché quando salgono gli aerei alla JFK, imitano JFT. Tomori che è andato in cielo e ha messo la palla del 3-0. E ancora Chiellini di petto, il tocco dietro di Alessandro. Grazie ragazzi, il Milan è orgoglioso di voi, la nostra gente, i nostri tifosi, i ragazzi della curva meravigliosi stamattina a Milanello. Anche lì ho capito che vincevamo. Meravigliosi i ragazzi della curva a Milanello questa mattina, meravigliosi. Ancora Çalhanoğlu, è stato il nostro calcio d'inizio. E poi abbiamo fatto i 3 gol. Attenzione Kulusevski, fuori, fuori anche questa. Ecco cosa significa andare a comandare. No, all'andata quando eravamo fuori mezza squadra. Adesso siamo venuti a comandare. Come Tarzan, il Milan è il re della foresta. Il re della foresta. Il re della foresta è il Milan, il re della foresta della Champions, il re della foresta della classifica, lassù in alto dove siamo in tanti. Ecco allora il colpo di petto della Juventus. Alessandro ancora contro Rade Krunic. Grazie ragazzi, domani sarà un compleanno meraviglioso. Nel 2018, il 9 maggio, avevamo perso la finale di Coppa Italia, avevo passato un compleanno devastante. Domani passo un compleanno meraviglioso. Grazie ragazzi, grazie ragazzi. Ve lo dicono tutti i tifosi del Milan, che vi amano, che vi vogliono bene, che sono sempre con voi. Volevamo questo e ce l'avete regalato. Bravi, bravi. La banda di Stefano Pioli, la banda di Paolo Maldini, la banda di Zlatan Ibrahimovic, la banda di Ivan Gazidis, la banda di tutta casa Milan. Il colpo di testa è fuori anche questa. Anche se Donnarumma vuole che la squadra reagisca diversamente. Sta finendo la partita, caro Alessandro. La partita sta finendo. La partita sta finendo. La deviazione di Ante Rebic. Ancora la Juventus con Cristiano Ronaldo, la deviazione di Çalhanoğlu, Dybala mette in mezzo. Ragazzi, non prendiamolo, ragazzi, non prendiamolo, e non lo stiamo prendendo, non lo stiamo prendendo. Il 5 di Tomori a Kier mi ricorda quello di Nesta a Dida, quando venimmo a Torino a dominare. Non ti ho fatto arrivare neanche un tiro in porta, disse Nesta a Dida, e Tomori e Kier si sono dati un grande 5. Splendida coppia di torri centrali, Kier e Tomori, migliori in campo assoluti. Grande Ibrahimino di Azzino, ecco il totem, Zlatan Ibrahimovic, orgoglioso dei suoi bambini, orgoglioso dei suoi ragazzi. Abbia vinto noi, abbia vinto noi. Attaccate quando volete, stasera la palla non entra, la partita è nostra, lo stadium è nostro. Lo sapevo che vincevamo stasera, dopo 9 anni, lo sapevo. 3 gol con gli interessi, perché in questi 9 anni voi a noi 3-0 qui non ci avete mai battuto, non ci avete mai battuto. 3-0 noi sì. Massara, Maldini, Gazidis, il Milan, Masi, tutti, il Milan, la più bella squadra del mondo, i più bei colori del mondo. Grazie ragazzi, siamo venuti a comandare il calcio d'inizio della curva questa mattina. Poi la società, la squadra, l'allenatore, Stefano Pioli, preparazione meravigliosa della partita, scelte tutte giuste, partita perfetta, fase difensiva, fase offensiva, mai rischiato nulla. Dominio, dominio, dominio. Entra Isma Benna, vanno a salutare l'arbitro i nostri ragazzi. Esultate rossoneri, nelle vostre sale, nelle vostre stanze, con i vostri amici, con tutti i vostri familiari. Esultate rossoneri, i cuori sono rivolti al Milan, che è andato a vincere 3-0 la Juventus. Il sortilegio è finito, la maledizione è finita, l'incubo è finito. 3-0 per noi,
perché voi in questi 9 anni che avete vinto lì 3-0 a noi non ci avete mai battuti. Il 3-0 l'abbiamo fatto noi, solo noi, solo noi. Il 3-0 solo noi, solo noi, solo noi. Il 3-0 solo noi. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. E ancora noi.